cambiamenti climatici si abbattono su Civitavecchia, una settimana di distanza dal tornado che giovedì scorso ha devastato la zona di Pantano, provocando danni per milioni e milioni di euro. Nella notte appena trascorsa la città è stata investita da un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento. Negozi allagati, cornicioni pericolanti, ancora una volta alberi divelti rappresentano il bilancio del violento temporale. Ad una settimana esatta dal tornado che ha devastato l'area nord della città e in particolare la zona di Pantano, Civitavecchia ha dovuto nuovamente fare i conti con gli effetti dei cambiamenti climatici e con i fenomeni atmosferici estremi ad essi collegati. Erano da poco passate le 4 quando sulla città si è abbattuto un violentissimo temporale, accompagnato da fortissime raffiche di vento. Qualcuno ha addirittura parlato di una nuova tromba d'aria. I fulmini e i tuoni hanno accompagnato una pioggia violentissima che ha allagato le strade sia del centro che della periferia, facendo tracimare alcuni tombini. Il fortissimo vento che ha accompagnato il temporale ha provocato nuove cadute di alberi e di alcuni cornicioni. Già prima delle 5 i vigili del fuoco della caserma Bonifazi erano al lavoro per mettere in sicurezza le aree dove si erano registrate le cadute degli alberi e i cedimenti dei cornicioni. Insomma, un poco gradito anticipo di un autunno che viene dato in arrivo per il prossimo weekend, quando il quadro atmosferico dovrebbe cambiare radicalmente e le alte temperature che hanno caratterizzato la stagione estiva dovrebbero addirittura lasciare il passo ad un freddo tipicamente invernale. Intanto, mentre si attende che la giunta regionale si pronunci sulla richiesta di calamità naturale avanzata dal comune alla luce dei danni per milioni di euro prodotti dal tornado della scorsa settimana, a Pantano le aziende e i singoli privati proseguono le operazioni di riparazione dei danni e preparano comunque la documentazione da presentare eventualmente per ottenere gli indennizzi. Proprio ieri la consigliera regionale di Italia Viva, Marietta Tidei, aveva sollecitato il varo del provvedimento, augurandosi che la Pisana si attivi quanto prima per dare una risposta immediata ai tanti cittadini e alle tante attività che hanno bisogno di un risarcimento adeguato ai danni subiti. Nulla cambia sul fronte Covid a Civitavecchia e nell'intero territorio dell'azienda sanitaria locale Roma 4. Il report giornaliero diffuso ieri dall'assessorato regionale alla sanità non ha infatti evidenziato sostanziali differenze rispetto a quelli dei giorni immediatamente precedenti. Andando anzi a confrontarlo con quello della settimana scorsa, ovvero di mercoledì 7 settembre, si notano numeri pressoché analoghi. Una settimana fa in tutta l'ASL i soggetti contagiati erano 645, mentre ieri ne sono stati certificati 641. A Civitavecchia erano segnalati 128 positivi che 24 ore fa erano cresciuti di sole 5 unità, arrivando a quota 133. Sempre Civitavecchia continua ad essere il centro con più casi nel territorio dell'azienda sanitaria, precedendo Cerveteri che ne conta 92 e la Dispoli che ne conta 87. Insomma, per quanto riguarda il virus, la situazione appare di assoluta stabilità e la speranza è che tale rimanga anche nelle prossime settimane. Il 2022 si avvia a vedere stabilito un nuovo triste record per quanto riguarda la mortalità complessiva. Al pari di quanto sta avvenendo in gran parte dei comuni italiani, anche nella nostra città si registra un consistente aumento dei decessi rispetto agli scorsi anni. I dati pubblicati dall'Istat e relativi al primo semestre dell'anno in corso evidenziano un incremento medio di 3 punti rispetto al 2021 e di 5 rispetto al 2020, anno nel quale è esploso il Covid. Tutto confermato, i dati relativi alla mortalità nel primo semestre confermano appieno quanto già emerso nei primi 4 mesi del 2022. Nei giorni scorsi l'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato sul suo sito istituzionale le tabelle riguardanti 7.904 comuni italiani. Ebbene, andando a guardare il territorio di Civitavecchia, ma anche comuni vicini di dimensioni pressoché analoghe, si evidenzia una notevole crescita dei decessi, superiore soprattutto rispetto al 2021 e al 2020, i primi 2 anni nei quali è purtroppo esplosa la pandemia da Covid-19. Le situazioni sono comunque diverse a seconda delle realtà. Ad esempio, nei paesi come Allumiere e Tolfa, i dati ufficiali descrivono una situazione che mostra differenze meno evidenti. Diverso il discorso per i centri di maggiori dimensioni. A Civitavecchia le persone decedute tra gennaio e giugno sono state in media 52,5 contro le 49,5
dello scorso anno. Le 47,5 del 2020, che a marzo ebbe però il boom dei decessi per Covid nelle due RSA cittadine, e le 48,8 del quinquennio compreso tra il 2015 e il 2019. Complessivamente, nell'arco di un solo anno, in 6 mesi, si sono avuti 18 decessi in più, visto che nel primo semestre del 2022 il dato parla di 315 morti e nello stesso periodo dello scorso anno ne erano evidenziati 297. Analoga, come detto, la situazione nei comuni medio-grandi del territorio, fatta eccezione per Tarquinia e la Dispoli, dove si è registrato un calo dei decessi nel primo semestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. A Cerveteri si è passati dai 187 decessi dello scorso anno ai 222 di quello in corso, a Santa Marinella da 108 a 132 e a Viterbo addirittura da 387 a 449. In mancanza di una specifica sulle singole cause di morte, è difficile dire quali possano essere le ragioni di questo trend preoccupante. Qualche mese fa la rivista specializzata Lancet aveva sostenuto che i decessi per Covid sarebbero assolutamente sottostimati rispetto ai reali. Una tesi questa ulteriormente rilanciata nelle ultime settimane da alcune università statunitensi. Altre correnti di pensiero addebitano invece l'incremento delle morti alla minore prevenzione e alle minori cure che si sono avute proprio in funzione dell'emergenza Covid, che ha fatto diminuire e rallentare non solo le cure, ma anche tutto il lavoro di prevenzione. Una volta si parlava di semafori intelligenti, ovvero di quegli impianti che riuscivano a programmare diversi colori a seconda dei flussi di traffico. A Civitavecchia, per i pochi rimasti dopo il boom delle rotatorie in atto da 3 lustri a questa parte, adesso si può tranquillamente parlare di semafori intermittenti. In particolare l'importantissimo impianto di via Aurelia Sud, quello per intendersi che incrocia con il quartiere di San Gordiano, è da una settimana che funziona praticamente a giorni alterni. La scorsa settimana è stato bloccato per 3 giorni e poi è stato ripristinato. Ha però funzionato solo per una giornata, perché 24 ore dopo si presentava nuovamente con il giallo lampeggiante. È stato nuovamente ripristinato nella giornata di martedì, ma questa mattina era di nuovo bloccato. Se fossimo stati in Gran Bretagna, nazione dove si scommette su tutto, i bookmakers avrebbero accettato scommesse su quella che sarà stavolta la durata del disservizio. Prosegue il nostro viaggio nelle varie scuole cittadine, dando voce ai presidi per illustrarci il loro mondo. Dalle interviste da noi realizzate sino ad oggi con alcuni dirigenti scolastici, risulta che la situazione registra un avvio positivo. Lavori di manutenzione e di pulizia per lo più terminati, organici praticamente al completo, Covid al momento fortunatamente sotto controllo. Questo è il quadro al momento. Cambio di guardia alla direzione del liceo scientifico Galilei con la professoressa Loredana Saetta, che ascoltiamo in questa intervista, che subentra alla titolare Maria Zeno, andata in pensione. Dal 1 settembre ho assunto il ruolo di dirigente scolastico del liceo Galilei di Civitavecchia. Ho trovato un liceo molto, una grande tradizione. Abbiamo 3 indirizzi, scientifico, che quest'anno ha raddoppiato le classi per le iscrizioni alle prime, il linguistico e il nostro liceo musicale. I plessi sono 2, abbiamo la sede centrale qui in via dell'Immacolata e il plesso staccato a Santa Marinella, per il quale in passato c'erano stati dei problemi, ma per fortuna i lavori di manutenzione sono stati completati. Speriamo, insomma, di esserci lasciati alle spalle le problematiche legate al Covid-19 e di poter riprendere tutte quelle attività che la scuola metteva in campo prima del Covid. Quest'anno abbiamo un finanziamento Erasmus per riavvicinare i giovani all'Europa, per riprendere quella consuetudine pre-Covid che in questi ultimi anni aveva avuto una battuta di arresto. Riguardo invece alle lingue, riproporremo attività già consolidate, quali corsi per la certificazione di inglese, francese e spagnolo. Anche la formazione dei docenti continua per la formazione SABAC noi abbiamo il liceo matematico e quindi continua la formazione dei docenti di matematica in collaborazione con l'Università di Roma della Sapienza. A livello di organico, per fortuna, con le nomine che sono state fatte dal MIUR, abbiamo quasi al completo. Manca ancora qualche cattedra di lettere e provvederemo, insomma, poi a completare l'organico. Ben 19 digital board sono state già messe in attività a maggio 2022, come anche il progetto Reti Cablate.
cablaggio rete, quindi un potenziamento della rete wireless sia qui che a Santa Marinella. Stiamo aspettando i finanziamenti del PNRR che ci consentiranno di riprendere un po' quel discorso di miglioramento della digitalizzazione sia dei laboratori che della didattica attraverso il ripristino del laboratorio multimediale di Santa Marinella e il rinnovo del laboratorio linguistico della sede centrale. È previsto anche l'acquisto di altre digital board per completare l'assetto delle aule che ne sono rimaste prive, in modo da dare la possibilità agli studenti di avere una didattica più innovativa. Per il liceo musicale è previsto il potenziamento del laboratorio musicale e un potenziamento del laboratorio di fisica e di chimica. Per il liceo musicale continua l'attività di collaborazione con altre strutture come il Conservatorio di Santa Cecilia. Dal punto di vista dell'inclusione, la nostra scuola è attiva. È stata stipulata una convenzione con il liceo di Lampedusa, liceo scientifico Pirandello. C'è stata una delegazione della scuola che si è recata lì al centro migranti e grazie alla fondazione Cariciv, nella persona della presidente Gabriella Saracco, la scuola parteciperà a questo progetto che vedrà insomma i nostri alunni impegnati su questo fronte. È arrivata a spegnere la 10ª candelina Terme in Fiore, la manifestazione promossa dalla Prologo di Civitavecchia e da Orion Labs in collaborazione con Chlorophyll Magazine e la sezione FIDAPA BPV Italy di Civitavecchia, col patrocinio di Palazzo del Pincio, della Fondazione Cariciv e dell'Università della Tuscia. L'edizione numero 10 dell'esposizione Florovivaistica si svolgerà nello splendido scenario delle Terme Taurine sabato e domenica prossimi e vedrà la partecipazione di numerosi operatori del settore. Sarà un luogo di incontro tra appassionati, hobbisti e professionisti del verde e dove anche semplici visitatori potranno godere alla vista di piante rare e particolari, alcune delle quali presentate per la prima volta tra le antiche rovine dell'imperatore Traiano. Gli oltre 40 espositori provengono da tutta Italia, si stanno preparando da settimane per l'evento che prelude ad un meraviglioso spettacolo di colori e profumi. Ottima notizia per Matteo Maizzani, il portiere dell'ANC Civitavecchia, reduce dall'esperienza in A1 con la calottina della Roma, è nella lista dei 15 convocati del commissario tecnico Roberto Brancaccio per gli europei Under-19 di Podgorica in Montenegro, dove ci sarà anche l'Italia. Una grande soddisfazione per il giovane talento civitavecchiese che ha trascorso un mese di collegiale con il gruppo azzurro, prima al Palagalli, anche con un common training con la Grecia e poi a Spalato, dove ha potuto osservare dal vivo anche le partite degli europei senior. Gli incontri avranno inizio domenica prossima e gli azzurri sono stati inseriti nel girone B in compagnia di Croazia, Georgia e Slovacchia. Prima classificata di ogni girone direttamente ai quarti, mentre seconda e terza passeranno dagli spareggi. Importante accordo per l'Atletico Civitavecchia. La società del presidente Ermanno Munneroni ha raggiunto l'accordo con Simone Panunzi, esterno mancino, classe 1995. Si tratta di un elemento che andrà a regalare qualità e gol al quintetto di mister Fabrizio Nunzi. Per Panunzi si tratta di un ritorno al campo di Saliborio dopo le esperienze con la Vistirrena e proprio con l'Atletico. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.